Buonasera, un'altra giornata scandita da avvenimenti importanti. Napolitano alla Casa Bianca, da Obama, parlare di Italia in termini che sono rispondenti a quello che ha detto anche negli ultimi mesi il capo dello Stato, ma che immersi ovviamente da oltreoceano nel clima ribollente della campagna elettorale hanno suscitato reazioni e anche accuse dure nei confronti del capo dello Stato che avrebbe raccontato in modo squilibrato, secondo chi si sente defraudato del proprio ruolo, la situazione italiana. Sicuramente tra quello che è stato detto ieri in tarda serata, ora italiana, da parte del portavoce della Casa Bianca e quello che si intuisce dal dialogo tra Napolitano e Obama, è ovvio che la fiducia nei confronti di Monti è superiore rispetto a quella nei confronti del suo predecessore, tanto per essere proprio chiari. Infatti, questa sera Angelino Alfano dice: ma sono gli italiani che devono votare, non accettiamo intrusioni da fuori. Ed è questo l'ultimo tocco ulteriore di polemica forte sulla campagna elettorale stessa. D'altronde Monti, forte appunto dell'endorsement americano, oggi è attaccato a destra e a sinistra, addirittura ha qualificato di cialtroni coloro che avevano governato prima di lui e che poi accusano il governo tecnico di aver messo la situazione in disordine. E dall'altra parte Monti ne ha anche per chi gli avrebbe offerto di tutto, dal Quirinale in giù, purché non si candidasse. È chiaro che in questo clima polemico le risposte poi gli sono arrivate altrettanto sferzanti, come sentiremo. Ma è evidente, è del tutto evidente che mancando una settimana alla fine di questa campagna elettorale il clima non può che farsi ancora più duro, più torbido. Soltanto un momento di riflessione. Se andiamo indietro di un paio di mesi, 2 o 3 mesi, ci ricordiamo quanto illusorie fossero le nostre speranze in una campagna elettorale diversa, diverse da quelle degli ultimi 20 anni, diversa da quelle basate sulla contrapposizione senza esclusione di colpi tra centrodestra e centrosinistra. Sono aumentati i poli, sono aumentati i candidati premier, sono aumentati i riferimenti internazionali, ma la campagna elettorale anche quest'anno è stata di quelle proprio dure, brutte, fetide in alcuni casi e per taluni aspetti. E poi ci si chiede perché una parte va verso il voto di protesta e una parte va verso l'astensione. Basta guardare senza passione, senza faziosità a quello che sta succedendo. Ma questo, scusate, è soltanto una considerazione personale. Ci sono altri fatti di rilievo in questa giornata. Parleremo inevitabilmente anche di quei meteoriti che sono caduti sulla Russia. Parleremo dell'asteroide che si sta passando proprio in questi minuti vicino alla Terra, mai da tanto, tanto tempo così vicino al nostro pianeta. Parleremo del caso Pistorius. Certo, parleremo anche degli altri argomenti della giornata, l'interrogatorio di Mussari a Siena, il lancio di monetine, come si vedeva 20 anni fa, lo ricorderete nel caso di Bettino Craxi, verso l'ormai ex presidente del Monte dei Paschi e dell'Associazione dei Banchieri, monetine e grida di ladro. Ma parleremo anche di ciò che ci riguarda, perché lunedì prossimo, come si dice in questi casi, 90 su 100, la 7 viene venduta dal Consiglio di amministrazione di Telecom Italia, che è il nostro attuale proprietario. E già ci sono grida d'allarme di chi dice la si sta per vendere a amici di Berlusconi e anche alcune voci dalla politica, persino anche Bersani, che dice: ma perché tutta questa fretta di vendere adesso? Beh, ne parleremo perché non è che non possiamo parlare proprio delle cose che riguardano direttamente noi. Intanto andiamo a vedere i titoli. Napolitano alla Casa Bianca racconta Obama il percorso dell'Italia. Eravamo al collasso, abbiamo privilegiato il risanamento. E poi avverte: deploro chi dopo aver sostenuto il governo Monti per 13 mesi ora offre un giudizio lapidario. E Monti mette da parte l'aplomb e attacca durissimo il governo che lo ha preceduto. Mi sento ferito quando ascolto certi cialtroni dire di aver lasciato in ordine l'Italia mentre io l'avrei affossata.
Poi rivela anche, mi hanno offerto anche il Quirinale e quasi Palazzo Chigi, purché non mi candidassi. Parole queste indirizzate invece verso il centro-sinistra. E non tardano certo risposte al professore Berlusconi sferzante, avevo detto che era fuori di testa e disperato, non arriverà al 10% e lo sa. E Berlusconi sul Quirinale, nessuno può offrire quella carica, e sull'eterna polemica tra Monti e Vendola, il traffico da loro lo dirigo io. Insulti e monetine hanno accolto oggi Giuseppe Mussari nell'ingresso del Palazzo di Giustizia di Siena, dove l'ex presidente di Montepaschi e Abi è stato interrogato per 3 ore, mentre i pubblici ministeri si recheranno in Spagna per sentire il presidente del Santander Botin, che vendette Anton Veneta alla banca senese. Quale sarà il nostro futuro, il futuro della 7? Lunedì la decisione sulla vendita di questa televisione. Favorito sembra essere adesso il gruppo Clessidra, e costretto, dopo una serie di articoli di questi giorni, a smentire ogni collegamento con Berlusconi. Intanto il mondo politico si chiede come mai così tanta fretta di vendere. Un meteorite di 10 tonnellate esplode a contatto con l'atmosfera terrestre, si disintegra, la pioggia di cristalli si abbatte su una vasta regione degli Urali in Russia, 6 le città coinvolte, quasi 1200 feriti. E tra poco, alle 20.37, un asteroide passerà vicino, sta per dire, al nostro pianeta. Buonasera, il fatto del giorno è costituito dalla presenza e dalle parole pronunciate dal nostro Presidente della Repubblica alla Casa Bianca, al cospetto di Barack Obama. Napolitano ha raccontato l'Italia, lo sforzo che si sta facendo, e le sue parole forzatamente poi hanno portato a una serie di reazioni in patria. Intanto Molinari da Washington. C'è la novità della scelta fatta da Mario Monti, che io ho rispettato come libera scelta che a lui spettava assumere. Ho un po' deplorato il fatto che in questa situazione si finisce anche da parte di qualche partito che ha sostenuto per 13 mesi tutte le decisioni del governo Monti, di dare invece dei giudizi liquidatori su quelle stesse scelte e sui loro risultati. Lezioni di Italia alla Casa Bianca, ma anche rapporti transatlantici più stretti, il caso Abu Omar e la possibilità che Obama venga presto in visita nel nostro paese. 50 minuti di fitto colloquio nello studio ovale hanno avuto per il momento più importante quello che riguarda la politica interna del nostro paese. E secondo Napolitano, Obama è stato impeccabile nel non fare il nome di alcuna forza politica e tantomeno di leader, ma è stato il capo dello Stato a fare una vera e propria lezione di politica interna all'uomo più potente del mondo. A confrontarsi sono due schieramenti che sono i più importanti degli ultimi 20 anni, ha detto Napolitano parlando in inglese, e poi ci sono due grandi novità, una forza populista e l'altra si chiama Mario Monti. Di fronte a me, ha aggiunto Napolitano poi nella conferenza stampa finale, c'è una strada in salita. Ho parlato del presidente di questa fase di difficile transizione che mi aspetta. Nello studio ovale si è parlato molto di crescita, è al cuore dei rapporti transatlantici dopo la proposta del presidente americano per un patto su commercio e investimenti, che ha trovato in Napolitano un forte sostenitore e grande apprezzamento. Ma con loro nello studio ovale c'era anche John Brennan, il designato capo della CIA, segno dell'interesse dell'amministrazione Obama per una veloce risoluzione del caso Abu Omar. Napolitano ha detto che gli esperti dei due ministeri della giustizia stanno lavorando tentando di trovare una soluzione al difficile contenzioso fra i due alleati. E infine un Obama molto disteso, il cui linguaggio del corpo ha tradito grande simpatia per l'ospite, ha accennato all'ipotesi di un suo imminente viaggio in Italia, dicendo che gli piacerebbe molto tornare, soprattutto perché a chiederlo sono le figlie. In Italia il prossimo leader di governo e il prossimo Parlamento lo scelgono gli italiani. Oggi si è trattato di una visita programmata. Non crediamo che alla fine tutte queste cose qui avranno alcuna influenza nella campagna elettorale, perché gli italiani sono un popolo maturo. Così dice Alfano, come sappiamo, il segretario
del PDL e candidato premier, a quanto pare, del partito di Berlusconi, tradendo con queste parole l'insoddisfazione del centrodestra per le cose dette da Napolitano negli Stati Uniti e anche quelle dette ieri sera, ora tarda in Italia, dal portavoce di Obama su Monti e sul fatto che il prossimo governo dovrebbe proseguire la strada molto apprezzata dall'amministrazione americana intrapresa dal governo del professore. E a proposito del professore, a proposito di Monti, oggi si è visto un uomo ben diverso da quello dall'aplomb e dallo stile britannico degli anni, dell'anno e qualche mese di governo, perché ha attaccato durissimamente da una parte ma un po' anche dall'altra. Sono molto più ferito quando dei cialtroni dicono di aver lasciato l'Italia in buone condizioni nell'autunno del 2011 e che poi io l'ho mandata a male. Eccola. Più arrabbiato che inorgoglito. Che non inorgoglito se Obama dice che ho gestito bene l'Italia. Ultima settimana di campagna elettorale con rissa garantita fin dal mattino. Oggi tra Monti e Berlusconi si alzano ancora i decibel. Il professore non fa nomi, ma è chiaro che tra i cialtroni di prima si cela un riferimento diretto al Cavaliere. Come sembra, sempre Berlusconi il destinatario di un'altra frecciata al veleno. L'Italia è uno dei paesi più importanti del mondo, anche se eravamo caduti nel ridicolo, con comportamenti che non rientrano nella prassi normale dei governanti pubblici. Cialtrone sarà lui, insorgono dal centrodestra. Spero che finisca la sua carriera tra gli esodati, dimettendosi da senatore a vita, da Manforte a Berlusconi, Roberto Maroni. Monti reagisce a sua volta agli attacchi e usa toni forti anche sulle responsabilità di una nuova risorgente Tangentopoli. Assistiamo a qualcosa di simile, dice, ma la speranza di uscirne è minore che nel 92. Che le tangenti esistano frequentemente negli affari, soprattutto in certi paesi, è la realtà. Che debba quindi considerarsi una necessità ineluttabile, lo rifiuto. È uno dei tanti casi in cui un paese deve agire all'interno di se stesso e dopo tanti anni di governi Berlusconi non c'era in Italia una legge anticorruzione e lì non c'entra il terzo mondo. Se vincesse il centrodestra affonda ancora Monti. Sarebbero a rischio le riforme liberali ma anche i conti pubblici, viste le tante promesse. Con il centrosinistra ci sarebbero meno rischi per il bilancio ma gli stessi per le mancate riforme. L'auspicio del professore resta quello di destrutturare entrambi i poli, un progetto insomma di larghe intese o simili. E sembra chiaramente indirizzato a sinistra l'ultimo strale. Perché non mi candidassi alle politiche, è l'argomento non nuovo ma più esplicito, anche se nomi non ne fa, mi fu offerto il Quirinale. Oppure posizioni di quasi vertice o di vertice nel governo. Parole quindi molto chiare e molto dure, soprattutto verso Berlusconi, ma anche in parte verso il centrosinistra. E non sorprende che ovviamente le reazioni siano dello stesso tenore. Ci sono dichiarazioni durissime che la campagna elettorale sta sprofondando sempre di più verso il basso. Io mi sono permesso di dire che secondo me lui era andato fuori di testa. Me ne hanno dette di tutti i colori. Che sono un cialtrone di qui di là e quindi come minimo io dico, io ho risposto a queste cose del cialtrone dicendo che uno non cambia ma si rivela. La parola cialtrone è il detonatore che fa scattare Berlusconi. Monti è disperato perché non prenderà il 10% necessario per entrare in Parlamento, attacca. È andato troppo in TV e gli ha dato alla testa. Noi abbiamo lasciato i conti in ordine, risponde. Cialtrone sarà lui, spero che finisca la sua carriera tra gli esodati e dimettendosi da senatore a vita. Gli dà manforte l'alleato Roberto Maroni. Sgraditissimo il richiamo di Monti ad un accordo possibile con il PDL, purché senza Berlusconi. Il timore di uno smottamento del partito se il risultato dovesse essere deludente e forte. Sulle tangenti fa parziale retromarcia. Non ho mai parlato di tangenti che sono un reato e vanno punite, ho solo fotografato la situazione delle nostre imprese all'estero.
Oggi Berlusconi sfodera ottimismo. Siamo in testa, garantisce, tornando sul richiamo al voto utile. Con Monti si vota la sinistra, poi c'è Grillo, vera incognita di questa tornata elettorale. Spero non ci siano tanti pazzi in giro, dice. Per non dispendere il voto bisogna scegliere tra PDL e PD. I due partiti maggiori su fronti opposti giocano la stessa partita. Ma la sintonia finisce qui. Bersani attacca Berlusconi, lascia una catastrofe e poi sulle tangenti non si scherza. A Monti, che insinuava una trattativa segreta per mandarlo al Quirinale, risponde: nessuno può offrire quella carica. Poi tenta di mettere fine al tiremolla quotidiano tra il professore e Vendola sulle alleanze post voto. Se sarà necessario, se sarà opportuno, se sarà praticabile, lì ci penso io, perché alla fine le primarie hanno deciso anche un po' chi dirige il traffico, no? Vendola ascolta, ribadisce la fiducia in Bersani, ma lascia intendere che la vicenda non è chiusa qui. Un'alleanza non è un guinzaglio e io non sono un cagnolino da salotto dentro la coalizione di centro-sinistra. L'ex amministratore delegato e presidente di Finmeccanica Giuseppe Orsi, accusato di corruzione internazionale e frode fiscale, è proprio la vicenda a cui si fa riferimento nella polemica sulle tangenti, si è difeso davanti al giudice delle indagini preliminari affermando di non aver conferito nessun mandato al mediatore svizzero Guido Asche per nessun tipo di manovra inerente alla vendita dei 18 elicotteri al governo indiano e non aver mai conosciuto la famiglia indiana Tiagi, a cui appartengono i presunti destinatari delle tangenti, non aver mai saputo di manovre illecite nell'ambito delle operazioni di compravendita degli elicotteri. E tra l'altro, a quanto pare, il governo indiano è sempre più propenso a cancellare definitivamente quella commessa così importante e pesante dal punto di vista economico, ma anche pesante a questo punto dal versante giudiziario. Ma se questa è la polemica e l'inchiesta giudiziaria bollente che riguarda Finmeccanica, anche l'altra, Montepaschi, oggi ha degli sviluppi. Attenzione, 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 fate male. Quando arriva il giorno di Giuseppe Mussari lo accolgono spintoni, grida di ladro e buffone e anche qualche monetina. Sono i poliziotti a dovergli fare da scudo mentre l'ex presidente fa il suo ingresso nel Palazzo di Giustizia di Siena. Ad aspettarlo ci sono i PM che indagano sull'affare Montepaschi, Antonino Anastasi, Aldo Natalini e Giuseppe Grosso. Insieme a loro anche il comandante del nucleo valutario della Guardia di Finanza, Giuseppe Bottillo. Su Mussari pesano le accuse di manipolazione del mercato, falso in prospetto, truffa e ostacolo alla vigilanza. Quest'ultimo reato in concorso con l'ex direttore generale di MPS Antonio Vigni e con l'ex responsabile dell'area finanza Gianluca Baldassarri, quello che viene definito il capo della banda del 5% per le tangenti che avrebbe incassato sulle operazioni finanziarie. L'interrogatorio è lungo, ma non lunghissimo, 3 ore e mezza. Il legale di Mussari, quando esce, dice che questa brevità è un buon segno per la difesa. Dopo l'ex presidente tocca di nuovo a Valentino Fanti, ex capo della segreteria della presidenza, già sentito qualche giorno fa. Sarebbe lui la gola profonda che sta aiutando i magistrati a dipanare gli intrighi della banca. Mussari resta comunque a piede libero, mentre resta in carcere a Milano Gianluca Baldassarri. Il pubblico ministero, Angelo Renna, ha chiesto per lui la convalida del fermo e la custodia cautelare. Renna segnala al tribunale che l'ex manager aveva già richiesto l'iscrizione all'EIRE, l'elenco degli italiani residenti all'estero, il che rafforza il sospetto che ci fosse un concreto pericolo di fuga da aggiungersi a quello di inquinamento delle prove. Domani mattina si terrà l'interrogatorio davanti al GIP. Ieri lo hanno preso con 30.000 euro in tasca. In attesa che i magistrati che indagano sul Montepaschi si spostino in Spagna ad ascoltare l'altra grande parte in causa di questa storia. Emilio Botin, presidente del Banco di Santander, banca ritenuta vicina all'Opus Dei, è lui il banchiere che vendette Anton Veneta a Mussari, incassando una plusvalenza di alcuni miliardi di euro. Botin ha rifiutato di presentarsi per essere interrogato in Italia. E si avvicina un'altra giornata importante per le sorti della Banca Senese. Il TAR del Lazio ha disposto con un'ordinanza che entro 3 giorni la Corte dei Conti chiarisca se sia stato registrato o meno il decreto ministeriale che ha dato il via libera ai cosiddetti Monti Bond, il prestito pubblico da 3,9 miliardi di euro di cui le associazioni dei consumatori hanno chiesto la sospensione. Secca la replica del presidente della Corte Giampaolino. Se ne parlerà giovedì 21. Parliamo di una banca ancora, ma di una banca che ha fatto parlare di sé e che ancora di più lo fa, visto che è la banca della Santa Sede, dello Stato
Vaticano e proprio nei giorni finali del pontificato volontariamente interrotto, come sappiamo, da Benedetto XVI, Papa Ratzinger ha dato il via alla nomina, alla guida dello IOR, del nuovo presidente, al posto, sapete, di Gotti tedeschi. Bene, non è quello che si diceva ieri, ma è Ernst von Freiberg, un tedesco. Ieri si era parlato e si era dato per certo che fosse il belga De Cort, sembrava del tutto accreditato. Invece Freiberg, che vedete, ha 58 anni, è avvocato e presiede una società tedesca, la Blomfoss, che è attiva nella cantieristica navale. E questo ha suscitato anche qualche polemica perché, a quanto pare, dai cantieri di questa società escono anche delle navi militari. La nomina effettuata dalla commissione cardinalizia di vigilanza sullo IOR ha ottenuto ovviamente il consenso del Papa, lo ha confermato il portavoce vaticano, padre Lombardi, che meglio abbiamo imparato a conoscere in questi giorni. È l'ultima significativa scelta di Benedetto XVI, lo sanno tutti, giovedì prossimo, il 28 febbraio alle ore 20, cesserà appunto nel suo pontificato. Allora, noi adesso andiamo a parlare di qualcosa, per carità, di molto meno importante rispetto a questo, ma di importantissimo per noi, perché lunedì prossimo si vende la 7. Lunedì, come ormai veramente tutti sanno, si riunirà il consiglio di amministrazione di Telecom Italia. È la terza volta in poco più di un mese. Lei è la proprietaria della società Telecom Italia Media, a cui fa capo il canale che state guardando adesso, la 7. Fin qui nulla di nuovo o di diverso. Si vende. Si sa che questa TV dovrebbe essere ceduta presto, con la scelta definitiva di un acquirente, o almeno si dovrebbe. Se non che lunedì sul calendario arriva 6 giorni prima della domenica del voto delle tanto attese elezioni. Una vicinanza temporale che negli ultimi giorni, ma soprattutto oggi, ha scatenato reazioni, commenti, punti di vista. Pierluigi Bersani si chiede il perché di tutta questa fretta e se lo chiedono anche altri. Oggi in verità la notizia è però un'altra, e cioè che, a meno di sorprese dell'ultimissimo minuto, questa sera, in questi minuti, sono scaduti i termini per l'offerta definitiva, cioè si è chiuso il recinto, come si dice. Chi c'è c'è, e se qualcun altro voleva esserci avrebbe dovuto presentarsi in Piazza Affari, sede di Telecom Italia, portando nella valigetta la sua offerta stasera. Se è accaduto, magari lo scopriremo domani. Gli azionisti, fino a prova contraria, lunedì voteranno. Precisi i criteri di scelta, per esempio il conflitto di interessi. C'è chi è consulente di alcuni protagonisti della possibile operazione, intrecci complicati che nella finanza obiettivamente non mancano mai. E poi, come sempre accade, c'è la congruità effettiva delle offerte. Snodo decisivo, visto che la 7 non sembrava essere stata valutata così tanto, se anche Telecom lo aveva ammesso nel suo ultimo comunicato, ricordando che i dati aziendali del 2012, non certo brillanti, in parte forse lo hanno giustificato. Tutto noto. Così come lo sono i pretendenti fin qui accreditati, finora sono stati sempre due. Uno, Urbano Cairo, già concessionario della pubblicità della rete, interessato alle attività televisive, antenne escluse. L'altro è il Fondo Clessidra di Claudio Esposito, finanziere con lunga esperienza anche in banche internazionali come Morgan Stanley, offerta sua per TV e antenne. Oggi su alcuni quotidiani Esposito è stato indicato vicino a interessi che riporterebbero a Silvio Berlusconi. In effetti, amministratore delegato della Fininvest lo è stato, ma è anche vero che lasciò quella poltrona per mettersi in proprio nel 2003. Clessidra, in un comunicato, ha chiarito che negli oltre 80 primari investitori del fondo, italiani ed internazionali, non rientrano entità riconducibili direttamente o indirettamente alla Fininvest o alla famiglia Berlusconi. Vedremo. In genere, quando si è oggetto di vendita, si tiene un po' la sordina e non se ne parla, si fa come la preda, stando attaccati al muro magari. Invece in questi giorni noi parleremo diffusamente dell'avvicinarsi di questo momento, anche perché una televisione, un ganglio dell'informazione, è sempre bene che stia ben illuminato dal fascio appunto dell'informazione stessa, su quello, anche su quello che la riguarda, senza nessun complesso. Ma noi andiamo a vedere qualcosa che inquieta e appassiona tutto il mondo. Inquieta per quello che è successo stamattina, appassiona per quello che sta succedendo stasera. Parliamo di meteoriti e asteroidi. Le meteorite intanto di questa mattina sulla Russia. Un lampo incandescente come una cometa che oscura il sole, e poi l'impatto sulla Terra, il botto, il boato.
Sono le 9:22 ora locale, le 4 del mattino in Italia, quando la bomba si abbatte sulla zona russa degli Urali, la regione di Chelyabinsk, 1500 chilometri ad est di Mosca, e scoppia il terrore. Questi sono gli effetti del meteorite di 10 tonnellate che, dopo essersi disintegrato nella parte bassa dell'atmosfera, ha sprigionato una pioggia di proiettili, cristalli che sono piombati sulla terra tra boati e bagliori, e un fragore percepito a migliaia di chilometri. Sei le città coinvolte. Tra la popolazione si scatena il panico. Di fronte a un fenomeno mai visto prima si fugge dalle case, dagli uffici. L'ultimo bilancio parla di 1200 feriti, tra cui parecchi bambini, colpiti dalle schegge impazzite o dai vetri rotti delle finestre. 3.000 gli edifici distrutti, case, fabbriche, scuole, muri abbattuti, vetri in frantumi, voragini sulle strade. A terra rimangono come dei grossi sassi neri di pietra dura, simile a roccia, i detriti del meteorite. Le autorità avvertono i cittadini: non toccate quei frammenti, potrebbe essere pericoloso. Secondo Russia Today, il meteorite sarebbe esploso 9 volte, la prima a una distanza di 55 chilometri dalla Terra. Uno dei frammenti più grandi sarebbe precipitato nel lago di Kebarkul, a 60 chilometri da Chelyabinsk, dove ha provocato un foro di 8 metri di diametro nella superficie ghiacciata. Il presidente russo Vladimir Putin corre ai ripari, invia un gruppo di specialisti sul posto e ammette i limiti del sistema di monitoraggio vigente. Per il premier russo Medvedev questa è la prova che non solo l'economia è vulnerabile, ma l'intero pianeta. Il punto più vicino di passaggio è, secondo quanto è stato detto, alle 20:37, ma tutti stanno aspettando di vedere quali rischi ci sono eventualmente dal passaggio di 2012 da, non so, mi ricordo più come si chiama, l'asteroide che sta passando vicino alla Terra. No, non sono la stessa cosa e l'uno non ha anticipato l'altro. La pioggia di meteoriti che questa mattina ha sconvolto gli Urali e l'asteroide che fra poco meno di 10 minuti, alle 20:37 per la precisione, passerà vicino, si fa per dire, alla Terra, non sono la stessa cosa, per fortuna. Perché 2012 di A14 pesa qualcosa come 130.000 tonnellate, ha una cinquantina di metri di diametro e se piombasse sul nostro pianeta avrebbe la forza distruttiva sufficiente a radere al suolo una città come New York o una qualunque altra megalopoli a vostra scelta. Dunque nessuna estinzione di dinosauri in vista, ma danni enormi sì. Solo che la sua traiettoria è e resterà ben lontana dalla Terra, circa 27.000 chilometri, visibile comunque anche con un buon telescopio o binocolo, ma niente di più. Ciò che è successo questa mattina invece è paradossalmente un evento abbastanza comune. Succede più o meno una volta all'anno, solo che è rarissimo che accada in zone abitate e dunque non fa danni e non ce ne accorgiamo se non magari dopo diverso tempo. Già, ma cosa è successo esattamente stavolta? È successo che il meteorite piombato sulla Russia doveva essere di dimensioni ragguardevoli, 10 tonnellate, comunque un'inezia rispetto all'asteroide, e che, contrariamente a quanto accade di solito, impattando con l'atmosfera non si è distrutto, o meglio lo ha fatto, ma in maniera parziale. Non a caso si sono sentite distintamente diverse esplosioni e alcuni frammenti sono arrivati sulla Terra, anche se i danni maggiori non li hanno provocati loro, i frammenti, ma le schegge dei vetri andate in frantumi, ad esempio. Il problema è che vedere l'arrivo di questi oggetti è difficilissimo. Il cielo è troppo vasto e le nostre forze sono troppo piccole per tenere d'occhio l'universo. Individuarli dunque è al momento praticamente solo questione di fortuna. Però bisogna ammetterlo, in tanti oggi hanno letto queste vicende, di missioni del Papa comprese, con annesso fulmine che colpisce il cupolone, come una sequenza evidente di prove della fine del mondo. Salvo poi, per fortuna, usare l'arma dell'ironia, scatenata, come è ormai d'uso, soprattutto sui social network. Ma vediamo se riusciamo a vedere, è passato, è proprio in questi istanti, è passato vicinissimo alla Terra l'asteroide di cui abbiamo parlato. Ecco, dovremmo vedere, ecco, l'immagine rallentata dall'osservatorio di West Gingin in Australia, e vedete quello che sembra un piccolo oggetto tubolare, invece stiamo parlando di un asteroide
di cui abbiamo sentito il peso straordinario e la forza che avrebbe se impattasse sulla Terra. Questa è la documentazione di questo passaggio. È avvenuto e quindi ce lo siamo tolti dalla visuale, diciamola così. E l'ultimo aspetto del telegiornale è un caso di portata planetaria anch'esso, perché riguarda quel grande atleta che superò la sfortuna della sua infanzia fino a diventare il primo atleta con un handicap a poter partecipare alle Olimpiadi, addirittura nella corsa, e che da ieri, come sapete, è inquisito per l'omicidio della sua fidanzata. Pistorius. Oscar Pistorius è appena stato formalmente incriminato per l'uccisione della fidanzata, la modella Riva Steenkamp. Appresa la decisione dei giudici che hanno convalidato l'arresto, l'atleta scoppia in un pianto dirotto. Ma non basta, gli inquirenti infatti si apprestano a chiedere al tribunale di cambiare l'incriminazione, aggravandola e portandola da omicidio semplice a omicidio premeditato. Pistorius, ha deciso il giudice Desmond Nair, comparirà di nuovo in tribunale martedì prossimo per l'udienza in cui verrà esaminata la sua richiesta di libertà su cautela. Sulla stampa sudafricana intanto sono emersi nuovi particolari sulla notte dell'omicidio che, se confermati, smonterebbero la ricostruzione fatta da Pistorius. Agli agenti arrivati sul posto, l'atleta aveva raccontato di aver sparato per errore alla fidanzata scambiandola per un ladro, affermazione a cui la polizia tuttavia non ha creduto fin dall'inizio. Secondo il quotidiano Bild, ad esempio, la polizia era già stata chiamata una volta, 2 ore prima degli spari, dai vicini, preoccupati per le urla che provenivano dalla casa dell'atleta. Non solo Pistorius avrebbe aperto il fuoco sulla porta del bagno e il corpo della ragazza sarebbe stato trovato proprio nel bagno. Per un altro quotidiano invece il corpo della modella sarebbe stato trovato ai piedi della scala della casa. Oggi o al più tardi domani verrà eseguita l'autopsia sul corpo della 29enne modella, ma i risultati, ha fatto sapere la polizia, non verranno resi pubblici. La stampa sudafricana è la più critica con l'atleta, accusato di essere un paranoico, un amante delle armi. Nella sua abitazione si trovavano alcune pistole e una mitraglietta regolarmente denunciate. Pistorius ha affidato ad un comunicato diffuso dalla famiglia e dal suo agente la difesa, con cui respinge nel modo più assoluto, si legge, di aver ucciso deliberatamente Riva Steenkamp. Intanto, con una decisione che già sta suscitando polemiche, la televisione sudafricana SABC One ha deciso di trasmettere un reality già pronto da tempo, una sorta di Isola dei Famosi a cui la modella aveva partecipato, una decisione che, alquanto ipocritamente, i produttori del programma hanno definito molto, ma molto sofferta. Uno dei principali non candidati di queste elezioni è l'ospite di Lilli Gruber stasera a 8:30. Si tratta di Walter Veltroni. Noi ci fermiamo. Vi voglio ancora ricordare che stasera in prima serata c'è Gad Lerner con il suo Z, dove ci sono ospiti importanti: Nicky Vendola, Massimo Mucchetti, Gianni Dragone e Augusto Minzolini. Insomma, si parla di elezioni, ci sono candidati di peso e anche candidati giornalisti. Una puntata tutta da vedere. Noi ci vediamo domani sera. Buonasera.